Ciao a tutti da Vans with Fun. Adesso noi stiamo girando l'Europa e lo faremo per i prossimi 4-5 mesi. E essendo piena estate, infatti è luglio, e una cosa fondamentale è il frigorifero. Dopo lunghe ricerche abbiamo optato per questo frigo qua, della Angel. È un frigo a compressore. Adesso vi mostrerò anche dall'interno. Bene, adesso ho tirato fuori il frigo per mostrarvelo meglio e per farvi vedere anche il cassetto su cui l'abbiamo montato. Essendo apertura da sopra, per renderlo più accessibile possibile e per sfruttare lo spazio anche sopra, abbiamo fatto questo cassettone con i binari che va dentro fuori comodamente. E poi c'è un chiavistello per fare in modo che non vada in giro mentre guidiamo. Bene, il frigo è questo, è della Angel. Ha un consumo veramente veramente ridotto, infatti ne ho cercati un sacco, ne ho confrontati veramente tanti e ero indeciso fra questo e quello della Dometic. Costi e benefici, questo qua l'ho pagato 500 euro contro i, mi sembra, 800 che costa l'altro. E questo qua ha una lunghezza di 64 cm, profondità di 37 e alto 48 centimetri. Dentro è abbastanza spazioso, ok? C'ha tutto lo spazio, l'unica scomodità che bisogna accedere a tutto dall'alto, però ci tiene sempre in fresca le birrette, che è la cosa più importante. Poi volendo si può estrarre anche il cestello interno alzandolo così. E qui abbiamo diverse regolazioni da fare, dal cool dall'1 al 5 del freezer. Il freezer infatti arriva fino a meno 18 gradi. Noi tendenzialmente lo teniamo fra cool e 1 e diciamo che ha una temperatura perfetta. È una struttura molto solida, perché infatti si può sedere sopra, è molto rigido. Unica cosa, è abbastanza pesante, ma come tutti i frigo a compressore, perché avendo dentro il motorino quello pesa. Infatti questo qua da vuoto pesa 22 kg. Però se lo usate come noi, una volta dentro non lo tiri più fuori. Funziona a 12 volt o 220 volt. C'ha questo attacco qua e poi c'è anche la presa normale. Nella confezione trovate anche delle maniglie. Le maniglie sono qua e qua, vengono avvitate, però noi le abbiamo escluse perché, avendo uno spazio limitato e non avendo bisogno di spostarlo in giro, non ci servivano. Infatti non le abbiamo messe, sennò avanzava fuori di più così. Poi comunque, anche senza le maniglie qua, uno lo può sollevare da queste qua. E inizialmente il pozzetto non ci ispirava tanto, perché venivamo da un normale frigo a 220 volt che funzionava solo con inverter e di quelle con l'apertura normale. Il problema del frigo con apertura normale è che ogni volta che lo apri viene fuori il freddo dal basso, mentre con quello a pozzetto, anche quando lo apri, il freddo rimane dentro, cioè c'è meno dispersione e di conseguenza c'è anche meno consumo di energia. Poi mettendolo sul cassetto, avendo la possibilità di alzarlo sopra, è ottimo. Devo dire che siamo molto contenti di questo acquisto e ve lo consiglio vivamente. Vi metto qua sotto i link del frigo e dei binari che abbiamo utilizzato per metterci sopra il frigorifero e fare il cassettone. E niente, se avete domande commentate qua sotto e venite a trovarci sul nostro blog vanswithfun.com con tanti consigli utili sulla camperizzazione. Poi se vi iscrivete al canale rimanete anche aggiornati su tutti i nuovi video che facciamo. Per quanto riguarda le nostre avventure, noi al momento stiamo girando l'Europa e sarà un viaggio di 4-5 mesi, e potete seguirci su Facebook e Instagram cercandoci come Vans with Fun. Ciao, alla prossima!